Le film commission in ogni caso possono avere funzioni diverse. Auspicabile sarebbe che una film commission, oltre a trovare location, aiuti per la produzione, sia anche in qualche maniera aiuti tutta la filiera del cinema, quindi non solo l'aspetto produttivo, ma anche l'aspetto distributivo, che è altrettanto importante, perché insomma, in qualche maniera un film non può restare in un cassetto e deve essere visto, vive con gli spettatori, che siano essi spettatori poi della home video o quelli della sala, che sarebbe il luogo principale deputato. No? E allora forse in questo senso io facevo qualche... ero un po' preoccupato, proprio perché spesso alcune film commission si limitano solamente unicamente a un lavoro di puro servizio, e questo penso che sia errato. Cioè la film commission deve in qualche maniera contribuire a tutto lo sviluppo culturale, oltre che merceologico, del cinema. Lei però sottolineava anche il fatto che film commission molto potenti attirassero nel proprio territorio film che avrebbero potuto magari essere ambientati altrove e che stavano un po', come dire, cancellando quelle particolarità dell'ambientazione. Beh, questo è sempre un pericolo, ma d'altronde in ogni caso una film commission cosa fa? Deve dare le condizioni ottimali per la realizzazione di un'opera. Talvolta ci sono tanti luoghi o tante film commission che non mostrano il proprio territorio, ci sono film girati con l'aiuto delle film commission, ma praticamente del territorio non si vede assolutamente niente. Questo è in rapporto solo e unicamente alla storia che si vuole raccontare e ai compromessi o necessari o voluti del regista che vuole raccontare qualche cosa di preciso. Cioè uno può raccontare una stessa storia dentro una stanza oppure far vedere tutto il luogo intorno. Se lo fa vedere intorno è forse più piacevole per lo spettatore. Senta, la ricerca che stavate facendo con Gianni Canova sui festival. Ecco, la ricerca è stata presentata al Festival di Torino 15 giorni fa. Io purtroppo non ero presente e presto pubblicizzeremo i dati che sono, mi pare, anche interessanti, proprio perché dimostrerebbero, sulla base di una ricerca scientificamente condotta, che ogni festival produce tre volte diciamo, sul territorio, tre volte l'investimento che le singole capitali iniziali danno. Quindi a un certo punto è una valorizzazione sul territorio molto, molto importante. In questa ricerca vi occupate dei grandi festival o anche di questa miriade di piccoli festival, allora, cioè, delle regioni? È stato fatto un campione in modo tale da tener conto sia delle iniziative più grandi che delle iniziative più piccole, anche per capire che forma di investimento funziona rispetto a determinati numeri. E se non sbaglio è stata fatta anche qui con alcuni festival sardi. E non sono troppi questi festival? Questo bisognerebbe chiederlo agli assessori, che in genere poi vogliono avere la rassegna sotto casa. Sostanzialmente credo che ci sia stato un momento in cui la proliferazione dei festival è stata utile. Oggi credo che invece bisogna essere più concentrati e fare delle iniziative più grosse e più significative rispetto a a rassegne che invece possono essere organizzate da cineclub, da iniziative o associazioni culturali con la stessa dignità. Il ruolo della Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro, di cui lei è direttore, che è sempre stato il laboratorio che ha prodotto, diciamo, il più importante materiale critico italiano,
tra i più importanti, adesso non senza esagerare. No, quest'anno ci vogliamo interessare del documentario, e in particolare del documentario italiano, proprio perché credo che sia molto utile affrontare come il documentario italiano ha raccontato l'Italia degli ultimi 4-5 anni, e proprio perché il documentario, anche non è una sola mia idea, ma di tanti, è anche il laboratorio proprio sul cinema della realtà, e anche il modo in cui più semplicemente si accede a un certo tipo di cinema che non ha bisogno di grandi capitali. Quindi è un terreno molto fertile di sperimentazione e di rinnovamento di tutto il cinema italiano nel suo complesso.